Questo è tutto il motore, sì, che va attaccato al telaio. Tutto qua. Tutto qua. Questo è il cuore. Sì. Il cuore del motore. È stata fatta qualche modifica anche al cavalletto, dato che insomma c'è giusto qualche traghetto da prendere. Sì. Quindi il peso c'è, non solo intanto per non farlo sprofondare quando, ma anche per cercare insomma di tenerlo più fermo possibile, quindi è stato sia allungato che allargato nella sua forma. Certo. Lo chassis anche a sua volta rinforzato. Per quanto riguarda il motore è stato fatto in toto, totalmente nuovo, tutto roba RMS. Quindi sia l'albero motore, cilindro e pistone. Che è sempre uno dei tuoi sponsor. È sempre uno dei miei sponsor. Sponsor tecnico, ti ha dato materiale di consumo. Sì, sì. E quindi a breve, entro fine mese, faremo il rodaggio sia di questo motore che dell'altro motore. Rodaggio di quanti chilometri? Rodaggio di 350 chilometri, che è la tappa prevista giornaliera. Sì, 350 chilometri, sì, significa tra andata e ritorno. No, 350 andare 300. Quindi 700 km di rodaggio. 700 km di rodaggio, ma suddiviso su due motori. Quindi io partirò con questo motore, sì, che in realtà è il motore di riserva. Quindi sì, io arriverò a Ragusa. Sì. E dormirò lì, in domani mattina cambio il motore, metto il motore, quello che in realtà poi farà il viaggio. Motore da gara. Motore da gara. Il motore da long distance, sì. e rientrerò su Palermo, quindi sì, comunque testerò un po' se i calcoli fatti qua allo stato brado funzionano. Sì. Sì. Quindi qua c'è un calcolo benzina ed olio che poi insomma vi spiegherò in un'altra quando siamo seduti a tavolino. Esatto. E noterete che mancano i pedali, ovvero i pedali sono diventati delle pedane. Sì. Perché ho visto che con i pesi il baricentro andava troppo giù e quindi i pedali rischiavo che nelle piccole curve comunque sia toccavano. E quindi ho preferito abolirli. E infatti qui ci sarà un'accensione manuale, quindi avrò due tipi di accensione, o a spinta o manualmente. C'è un sistema, fanno un kit che possa accendere la strappo. Sì. Quindi qualora dovesse piovere, insomma, ho difficoltà con l'accensione a strappo, che sicuramente i più grandetti ricorderanno. Quindi queste, diciamo, sono le modifiche, diciamo, più evidenti. Okay. Sempre tutto rapportato al viaggio. Ora mettiamo sul telaio, che vedrete che è di una semplicità... Vediamo, siamo curiosi. Il telaio sta su due punti, è alloggiato, è basculante. Allora, andiamo a prendere il telaio. Mentre tu prendi il telaio, vedo che per chi non lo sapesse, io lo so benissimo, c'è un motoclub. Sì. No, puoi andare a prendere anche il telaio, così. C'è un motoclub che sicuramente sarà presente in forze per aiutarti e per sostenerti in questa... Ma io la chiamo pazzia, vabbè, in questa avventura. Questa avventura. In questa avventura. Ma infatti, vedi, ho rispecchiato anche i colori nostri, in parte. Tra l'altro quest'anno abbiamo anche cambiato la maglia, che sarà proprio col tricolore. Tricolore il motorino, insomma, siamo molto patriottici in quest'anno. Ma ci sarà qualcuno che ti seguirà del motoclub? Non lo so. Ma dico... è in fase... Chiaramente noi siamo un motoclub di... Siamo un motoclub d'enduro. D'enduro. Quindi diciamo non è il nostro habitat il mototurismo. Però dopo l'età 70, quest'anno compie 20 anni. Immagino che non saranno. Quanti soci sono? 200, non credo che ti verranno tutti dietro con le moto. Siamo un bel po', siamo tanti, siamo sull'ordine dei 150 soci. Ah. E circa 80 piloti. Quindi i numeri sono quelli lì. Però come ti dicevo, Revetta 70 quest'anno compie 20 anni e in 20 anni comunque non è stato solo enduro. Abbiamo fatto il motor rally, abbiamo fatto varie motocavalcate, gare di livello nazionale, quindi anche in questa impresa stiamo capendo come gestirla non essendo leader nel settore. Sì. Allora,
ma mi sono perso un pezzo. Però diciamo che un'impresa di questa ha, ha una valenza. Direi che sì, ha una valenza. Non sei il primo, non sarai l'ultimo. Sì, quello sicuramente. Noi che siamo, no, ci riteniamo molto competitivi, è una sfida. Una sfida anche per il motoclub, chiaramente. Una sfida per noi, per tutti noi siciliani. E per tutti i tuoi amici, per chi ti conosce, ovviamente è anche come una sfida. Come diceva il mio carrozziere, dice Mimmo, perché non lo facciamo rosanero? Dice, perché lo dobbiamo fare? No, ma io dico, l'hanno fatto in tanti, molti, chi l'ha fatto anche, magari una coppia l'ha fatta anche così, con lo ciao. Però noi non lo conoscevamo e quindi non ci interessava. Ma siccome tu sei un amico nostro e ci sei accanto, giustamente ci coinvolgi tutti, o almeno penso ci coinvolgi. Vediamo. Attenzione. Vediamo se riscuotiamo. Ma quanti litri serbatoio, quanti litri contiene questo serbatoio qua? Perché mi sembra piccolino. Il serbatoio contiene 3 litri e 8, di cui 800 di riserva e 3 litri in ordine di marcia. Quindi un centinaio di chilometri? Sì, Piaggio lo dichiara per dichiara circa 50 km litro. Ma c'è il peso. Ma infatti questo test non è solo per il motore, è anche per i consumi. E anche capire col peso, perché col ci vai peso, in ordine, ci vai, sì, tutto infatti, pieno. Sì, partirò, non dico stracarico, cioè carico per il viaggio, ma partirò carico. Sì. Quindi carico di ricambi, anche perché devo capire anche che tipo di chiavi e quale chiavi portarmi al seguito. Molte chiavi, ma anche la distribuzione dei pesi devi capire. Oltre quello, ci sono chiavi per esempio che ho dovuto costruire di sana pianta, perché trovandomi magari in difficoltà, per esempio se dovessi avere un problema alla frizione, che è molto probabile, vedi, con due semplici perni, insomma alle due estremità, una bacchetta di ferro presa dal cancello, qui vado a bloccare io praticamente la frizione. Certo. Quindi praticamente senza l'ausilio di nessuna pistola, vedi, io riesco a bloccare la frizione. E fai una grande leva. Esatto, faccio una leva, quindi sono delle chiavi che ho costruito proprio per se dovessi avere bisogno di strada, dato che comunque ricordo che è in solitaria. Quindi non avendo nessuno di supporto, nessuno di ausilio, è chiaro che insomma io non la devo cantare, non la devo suonare. Certo. E quindi e lì esce la vena enduristica. Ti devi dare da fare, il marsupio te lo porterai sicuramente. Sì, sarebbe come il nostro marsupio. Come il nostro marsupio. Come dicevi l'altro giorno, praticamente ti stai portando 3 sì. Praticamente 3 sì. Quindi? A conti fatti sono 3 sì, perché non puoi non arrivare lì con 3 sì. Quando ho cominciato per gioco con la storia del motorino, tutti gli amici un po' del motoclub, un po' gli amici, ma tu sai che io ho pezzi ancora, e mi hanno riempito di pezzi, quindi sono posso. Ma una curiosità che secondo me viene un po' a tutti, il sellino te lo sei fatto abbastanza morbido, diciamo tipo poltrona Frau, o ti stai portando delle pomatine? Ma anche lì anche lì c'è questa... delle pomatine, diciamo, per alleviare. Anche lì c'è un amico che fa farmacista, che amatorialmente gli piace riprendere gli amici che gli piacciono queste pazzie, come lui, che mi ha consigliato una buona pomata. Ci devi pensare, perché devi prevenire, perché c'hai una poltrona Frau, perché 25 giorni, 5.000 chilometri, non mi pare che ci dovresti pensare, una di quelle cose. Vediamo se troviamo qualche sponsor farmacista. Qualche farmacista che magari in ascolto e capisce la difficoltà. Sicuramente, guarda, io ne conosco un paio, almeno. Perfetto, parlando. Insomma, qualche pomatina. Dico, io non ci avevo pensato, però
alla fine di quello che mi sto portando è la mano spesa la pomata. No, ovviamente. Magari... Però sai com'è, siccome devi stare seduto, magari non mi porto il per gel. Tanto tempo. Magari non mi porto il gel, rimpiazzo lo spazio. Poi non so, il sellino come l'hai fatto, rigido o morbido? Il sellino ho messo uno strato di gel. Sì. Forse è un pezzo. No, no, ma io ci credo a quello che mi dici, no, tu. Guarda. Allora, ho comprato questo gel. Sì. È stato tagliato su misura nella sella, è stato fatto lo scavo e ora poi la vedremo. Va bene. Quindi diciamo che proprio sprovveduto no, però no. La pomata ha sempre il suo perché. Certo. E invece come casco che metti? Un casco jet, un casco integrale? Casco in valutazione questa cosa, perché insomma tante ore alla guida, vero? Dico, non c'è la velocità, però tante ore alla guida, avere sempre il vento in faccia è io al tuo posto, aspetta un attimo... Al tuo posto metterei un casco jet con gli occhiali e con la mascherina, quella Scott che usavo io quando ho riniziato, che serve insomma per le mosche, moscerini, moschini. Ma il problema sai cos'è? Sarà la pioggia, nel senso che avere una visiera, quindi un jet con la visiera chiusa, sicuramente sì. Sai, non avere sempre l'impatto dell'acqua in faccia. Perché tu ti aspetti pioggia. Mi aspetto pioggia. Pure mi era venuta un'idea, un carrellino attaccato allo ciao non era una cattiva idea. Ho visto le biciclette in Danimarca che hanno i carrellini per portare i bambini. La bicicletta è contemplata nel codice della strada, però... Sì. Ha un codice velocità per i ciclomotori e i motocicli. Il carrellino deve essere omologato per il traino, anche il libretto. Quindi in Germania si può fare, dalla Germania in su sicuramente è tutto omologato. Qua non è fattibile una cosa di questa. Però sai, il problema sono le salite. Nelle salite un carrellino però avrebbe aiutato. Sicuramente avrebbe aiutato, però per rischio avere un po' tutto vincolato. No, no. Un po' tutto vincolato. Perché il carrellino si muove mano a mano e tu vai girando, gira pure lui. Ovviamente. Avrei dovuto fare altre prove, trovare un carrellino, avere una ruota in più. Ma un carrellino leggero ti sto parlando, sì, questi sì. Da bicicletta. Allora, io il gancio dietro l'ho fatto. Secondo me un carrellino da bicicletta attaccato al motorino non ha bisogno di essere omologato. Questi che si attaccano alla sella, come se fosse una bicicletta. Sai, sono due ruote. È vero che non è un motorino da prestazioni, quindi non è che stiamo parlando che hai la velocità, anzi, certo. Tutto il contrario. Di sicuro una cosa che non posso, nei vari verbali che sicuramente acchiapperò strada facendo, di sicuro non prenderò il Velox. No, quello è sicuro. Certo, se vai dove c'è la zona 30 potresti anche prenderlo. Ah, io spero di fare 30. Perché quando ho fatto le prime prove ho visto certi punti 27. Ah. Sì, ho sfidato la fisica per l'equilibrio. Vabbè, ora quando sarà il momento di Ragusa vedremo. Infatti gli abbiamo dato una pompatina, una rinvigorita al motore. Sì. Non tanto mirata alla velocità, ma mirata a tenerlo più basso di coppia. Quindi un motorino che fa su strada 70-80 riesca a mantenere magari 45-50, ma se lui dovesse fare 45 al massimo è chiaro che il motore sarebbe sotto sforzo perennemente. Certo. Ma i chilometri ci sono abbondiamo. Sì, sì, un po' di grasso in più. Un po' di grasso in più. Male non gliene fa. Allora, no, lo mettiamo anche sopra, così siamo pronti per chiudere. Vabbè. Ma tu vuoi venire? Io ancora non te l'ho chiesto. No. C'ho un sì in più, No, no, c'ho gare in quel periodo. Anch'io, infatti devo tornare. Il 5 di maggio siamo in Francia. Vabbè, io c'ho quella... il 16 dov'è? Il 27 16... aprile, c'è la gara a Salerno 27 e 28 aprile, come io tu corro pensai. Il 16 giugno, Misacquino, può essere? No. Io, guarda, del campionati regionali non... Ormai è non li seguo. Roba non te. Li seguo. Lo so, io... faccio altro all'estero. Non li seguo, questi campionati non...
Ah, stasera lo finisci? Ci proviamo. Io non ci sarò, però mi manderai delle foto che io già stasera metterò il video. Se tu me le mandi in tempo, io le aggiungo. Le monto nel video, perché so che ci sono tutti gli italiani in attesa di questo video. Sì. Cioè, no, guarda che molti non si vedono Sanremo perché aspettano questo video. Quando finisce Sanremo? Sabato? Sabato. Sabato. Oggi sì, sì, ma noi facciamo concorrenza a Sanremo. Quindi lo devo montare lo sbagliare. Sì. Prossimo domani. Sanremo finisce? No, no, sta questa settimana. Domani, sì, sì, sabato. O domenica, non lo so, non l'ho seguito tanto. Tu l'hai seguito? Niente. Ah. Sono io, faccio il roadbook. Io sono. Diciamo sì. Però lo so che facciamo concorrenza. Ho visto gli share. Gli share? Sì. Siamo lì lì. E ancora non c'era il motorino. Ora che c'è il motorino, penso che supereremo Sanremo. Va bene, io guarda, per oggi ti lascerei qui al tuo montaggio.